Anche il comune di Santo Stefano Quisquin è riuscito a impegnare i percettori del reddito di cittadinanza in progetti utili alla collettività. Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari del reddito di cittadinanza e per la collettività che usufruirà delle loro prestazioni. Sì, mi verrebbe di dire finalmente era ora, ma con la consapevolezza che diciamo, la normativa era veramente farraginosa, un iter molto, molto lungo e la responsabilità amministrativa non è dell'ente locale, è dell'amministrazione comunale. Noi come giunta comunale finalmente abbiamo approvato i progetti, i cosiddetti PUC, i progetti utili alla collettività con delibera di giunta, li abbiamo inoltrati agli enti competenti e ora da qui a breve finalmente partiranno 16 unità divise in tre progetti specifici. Abbiamo diciamo, utilizzato i primi 16 beneficiari con dei progetti che riguardano la manutenzione delle aree esterne comunali, i locali e gli edifici comunali e soprattutto la cultura e la biblioteca comunale. Cura delle aree verdi, dei locali comunali e della biblioteca. In questi ambiti saranno impegnati 16 beneficiari del reddito di cittadinanza e questo è solo il primo dei progetti che l'amministrazione comunale intende attuare. Assolutamente, intanto questo è un progetto che avrà la durata di 4 mesi e prevede un impegno non inferiore a 8 ore, quindi non superiore a 16 ore settimanali per ciascuno dei beneficiari. Sarà il primo dei progetti, considerando il fatto che diciamo, bisogna interagire tra tutta una serie di difficoltà legate alla normativa, legata alla operatività della piattaforma GEPI che appunto gestisce i PUC, diciamo, tanti enti coinvolti in questa fase di coordinamento, quindi l'equipe multidisciplinare, il distretto sociosanitario, l'INPS, il centro per l'impiego, l'INAIL, quindi tutta una serie di soggetti, di enti coinvolti che dovranno attivarsi per attivare anche i progetti successivi. L'ente locale diciamo, avvia la prima fase embrionale con diciamo, il codice di progetto e con la realizzazione di quello che vuole fare e noi come comune già siamo pronti per partire in tutte le sue sfaccettature.